Grazie Presidente. Innanzitutto per ricordare ai consiglieri di opposizione, come era stato già detto prima, che questo documento è frutto di un lavoro che è stato fatto anche nelle commissioni a cui i consiglieri di opposizione partecipano ovviamente, quindi in quell'occasione c'è stata la possibilità di fare un dibattito di carattere generale e avevamo anche proposto alle opposizioni di presentare, ricordo bene ancora le parole almeno nella mia commissione del consigliere Peronzi che è scritto a verbale, si era dichiarato disponibile a fare delle proposte, ad avanzare delle proposte in tal senso, che però a quanto pare a tutti i presidenti di commissione non sono arrivate, perché magari questo poteva essere un documento firmato non solo dai consiglieri di maggioranza ma anche delle opposizioni. Poi volevo sottolineare il fatto che il DUP è comunque un documento che va aggiornato, mi risulta, pertanto non c'è nulla che vieti di modificarlo e di affinarlo, di approfondirlo nel corso del tempo e nel corso degli anni. Nello specifico volevo fare un intervento proprio per quanto riguarda la parte riguardante il Dipartimento Urbanistica, e argomento affrontato nella mia commissione, dove ci tengo a precisare è stato fatto un grande lavoro per quanto riguarda gli obiettivi operativi. Infatti, se si va a paragonare il DUP adottato a luglio con quello adottato l'anno scorso, si vede appunto che c'è già una notevole differenza tra i due documenti. Ma come emerso anche nel dibattito di commissione, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, non è che qui stiamo cambiando i nostri obiettivi o stiamo introducendo all'interno del documento qualcosa di nuovo che prima non sapevamo, non conoscevamo, come se fossimo qui venuti all'improvviso, come diceva la consigliera Baio, perché forse c'è un cambio di guardia dell'amministrazione. No, la spiegazione ed è molto semplice e la consigliera Baio la conoscerebbe se fosse stata presente in commissione urbanistica o se il suo collega Peronzi gli avesse detto qual è la ratio di questo intervento, ed è molto semplice. Per quanto riguarda gli obiettivi strategici del Dipartimento Urbanistica, tutto quello che è scritto qua dentro non è un'introduzione di nuovi obiettivi. Mi spiace che la consigliera Baio abbia fatto delle critiche e poi non ascolti gli interventi che in qualche modo possono spiegare, però questi obiettivi strategici non è che prima non fossero previsti, c'erano anche prima, ma erano formulati in maniera differente e, come ci hanno spiegato anche gli uffici, questo era dovuto al fatto che inizialmente, quando noi ci siamo insediati, l'assessorato urbanistica e l'assessorato per le infrastrutture, quindi ai lavori pubblici, era unico e quindi nel DUP iniziale alcuni di questi obiettivi strategici vedevano confluire obiettivi appunto che erano sia del Dipartimento Urbanistica che del Dipartimento Lavori Pubblici, quindi del Dipartimento SIMU. Questo è solo un lavoro di riorganizzazione, di sistematizzazione di obiettivi già previsti e già presenti nello scorso documento unico di programmazione. Quindi niente di nuovo, non è che inventiamo qualcosa che non conoscevamo, si tratta solo di studiare e di leggere con attenzione i vari documenti e capire che questo è più che altro un lavoro di fino, un lavoro di cesello per arrivare ad approvare noi in aula un documento che sia perfettamente calzante con gli obiettivi e le competenze delle singole strutture dell'amministrazione. Grazie.